Lo sappiamo, una buona organizzazione è la base per poter mantenere delle buone abitudini, e delle buone abitudini sono fondamentali per poter continuare ad essere organizzati e così vivere la nostra vita facendo le cose che veramente vogliamo fare, non essendo preda delle cattive abitudini, della procrastinazione, della sedentarietà, eccetera. Quando vi faccio vedere qualche pezzo della mia routine, mi capita poi di leggere i commenti e leggere roba del tipo: ma è facile così con il tuo lavoro, ma è facile così perché tu non c'hai figli, ma è facile così perché tu non c'hai il marito, la moglie, lo zio, il prozio e così via. Io penso che in realtà ognuno abbia i propri impegni, le proprie difficoltà, e io ovviamente nei miei video vi mostro la mia realtà, che però poi non è nemmeno così tanto semplice. Anche vivere da solo c'ha le sue difficoltà, anche fare due lavori c'ha le sue difficoltà. Quindi oggi voglio rimuovere qualsiasi ombra di dubbio su quello che avviene nella mia vita, perché effettivamente non ve l'ho mai raccontata al 100%, ma vi ho sempre fatto vedere degli spezzoni: la mia morning routine, la mia settimana da vegano, il mio full day of eating. Quindi oggi ho deciso di raccontarvela in maniera completa, il 100% di quello che avviene nella mia settimana. Secondo me raccontarvela può essere utile, perché può darvi qualche spunto di organizzazione anche alimentare, perché comunque vi farò vedere cosa preparo, come lo preparo, come gestisco la preparazione per riuscire a rimanere a dieta nonostante tutti quanti gli impegni, quindi senza perdermi nessun impegno. Inoltre so di essere seguito da diversi nutrizionisti e da alcuni aspiranti nutrizionisti. Ecco, magari proprio per questi ultimi può essere interessante vedere com'è la vita di un addetto ai lavori proprio dall'interno. Magari non sono il più rappresentativo di tutti quanti i dietisti, però comunque vi porterò una settimana con me nella mia vita. Vi dico anche che questa sarà una settimana un po' particolare, non perché sarà particolarmente stravagante, quindi in realtà farò le cose che faccio tutte le settimane, ma è un po' particolare perché ho modificato il modo di spostarmi. Infatti questo video sarà in collaborazione con Engui, che mi ha mandato la loro nuova e-bike, la P275 Pro, e mi hanno sfidato a scaricare la batteria di questa e-bike in una settimana, ovviamente utilizzandola pedalando. Quindi sarà la mia solita settimana, ma farò tutti quanti gli spostamenti in e-bike, appunto, utilizzando il meno possibile la macchina e i mezzi pubblici. Iniziamo. Appena iniziata la settimana, ormai dovreste saperlo, ho fatto subito un allenamento. Questa cosa la vedrete molto spesso, mi sa, perché mi alleno a digiuno alle 6 del mattino 5 volte a settimana, generalmente dal lunedì al venerdì. L'allenamento dura sempre circa 2 ore e dopodiché mi preparo la colazione, che quindi corrisponde al pasto post workout. Solo dopo l'allenamento inizia la giornata vera e propria. Questa settimana sarà leggerissimamente differente dalle altre, perché prima task della settimana, un po' inusuale, sto andando in ciclo officina a prendere la e-bike che io ho portato, che mi è stata data da Engui. Mi hanno mandato infatti la loro nuova e-bike, la P275 Pro, e mi hanno sfidato a scaricare la batteria di questa e-bike per vedere quanti chilometri riuscissi a fare. Ho detto fantastico, praticamente casca a fagiolo con il vlog settimanale che volevo realizzare. Quindi mi sa che per questa settimana la macchina la lasciamo parcheggiata qui e noi ci muoveremo soltanto in e-bike. Bicicletta presa, tra l'altro ditemi se non è davvero bellissima. Messo a caricare la batteria e ho iniziato a lavorare da casa facendo una call con il carissimo Simone Luciani per aggiornarci su tutti i progetti per i quali stiamo collaborando. Dopodiché una tazzina di decaffeinato e ho registrato il video YouTube che avete visto settimana scorsa sul canale. Generalmente i video che vedete dalla domenica li registro il lunedì precedente. Finito di registrare, era già ora di pranzo, quindi mi sono preparato una minestra coi fagioli e nulla, me la sono mangiata. Dopo pranzo sono partito in sella alla mia nuova e-bike per andare a lavorare in caffetteria, dove riesco a concentrarmi meglio. Allora iniziamo 0,8 km, che sono soltanto quelli che ho fatto dalla ciclofficina fino a casa mia. Fortunatamente il meteo sembra essere anche dalla nostra. Vediamo quanti chilometri riusciamo a fare questa settimana. Ho pedalato e pedalato e quando sono arrivato in caffetteria ho iniziato a lavorare addirittura all'esterno, perché a Milano c'era una temperatura davvero primaverile. Qualche ora di lavoro tra il rispondere ai pazienti, sistemare alcune robe burocratiche, preparare alcune diete, dato che nel weekend avevo seguito un corso di formazione sulla cineantropometria ed ero rimasto indietro. Letteralmente, facendo tutte queste task, si era fatto buio. Ho continuato a lavorare a queste cose fino a circa le 20. I ragazzi che lavorano lì prima si chiedevano se non avessi una casa, adesso invece credo che mi conoscano. Sono sempre quello che se ne va per ultimo. Dopodiché sono tornato a casa di nuovo pedalando. Comunque ci ho già fatto un po' di chilometri, 10 per l'esattezza.
distanza e siamo ancora al 100%. È finalmente giunta l'ora anche per me di prepararmi la cena. Oggi mi preparo un tofu marinato con salsa di soia, delle verdure tra cui carote, melanzane, forse anche un peperone, e come carboidrati metterò del riso basmati. Andiamo. Credo che ho un po' esagerato con le verdure, però mi merito una stella in più, sia in varietà che in salubrità oggi. E finalmente mi sono goduto la cena. Martedì che comincia con un altro allenamento e un'altra colazione. Dopodiché ho un'insolita visita al commissariato di polizia. Non vi preoccupate, comunque niente di grave, sono andato semplicemente per richiedere il passaporto. Sto infatti organizzando un viaggio di cui non vi dico ancora niente. Una volta presentata la richiesta, ho fatto un'altra pedalata e sono andato a lavorare fuori. Nello specifico, martedì sono andato a City Life, nello spazio coworking barra spazio ristoro. Ho lavorato esclusivamente alle diete dei pazienti e mi sono fermato pure in pausa pranzo prendendo una poke con tonno e salmone perché avevo fatto un po' lungo con il lavoro. Dopodiché sono tornato a casa dove mi sono dedicato alle consulenze online dei pazienti che seguo a distanza. Staccato alle ore 20:30, faccio sempre dalle 14:30 alle 20:30 a ricevere i pazienti, mi sono preparato un burger di carne fatto in casa partendo dal macinato magro di bovino. Prima di andare a dormire ho ascoltato un pezzo di audiolibro per conciliare il sonno. Però in tutta sincerità non sono super disciplinato sull'andare a dormire. Infatti prima di addormentarmi ho giocato un po' con l'iPad. Ciao amici, buon mercoledì. Anche oggi ci alleniamo. Tra poco inizio il riscaldamento, dopodiché l'allenamento. Tuttavia Giovanni, il mio coach di calisthenics, lunedì mi ha comunicato che questa qua sarebbe stata la settimana di scarico del programma. Quindi oggi farò all'incirca un 75% delle serie, mentre domani e dopodomani farò il 50% delle serie. Sarà quindi uno scarico attivo, ma noi facciamo sempre così, diciamo, tranne se c'è una causa di forza maggiore. Per esempio non sono a Milano e non posso allenarmi quella settimana. Lo facciamo appunto per questo motivo, e c'entra il discorso del passaporto. Infatti farò un viaggio di cui non vi spoilerò niente, ma che praticamente non mi permetterà di allenarmi per una settimana intera. Stiamo dividendo il tempo del programma, visto che poi di base non ci sta fare una settimana, saltare una settimana di allenamento, quindi ci stiamo organizzando praticamente in maniera tale che adesso facciamo un mini scarico attivo e dopodiché faremo uno scarico passivo vero e proprio in quella settimana lì, a tipo 11 settimane dal programma. Quindi mi sono allenato al 70% del volume, che non è comunque poco, e poi ho fatto colazione con latte, proteine in polvere e fette biscottate. Dopodiché mi sono dato giusto una sistemata e poi sono uscito per andare a lavorare ancora una volta fuori. Che poi in realtà mi state vedendo andare a lavorare praticamente tutti i giorni in dei posti differenti, però forse è il caso che vi spiego perché effettivamente può sembrare un po' una cosa strana. Io in realtà, se devo essere proprio sincero, sarei molto più comodo a lavorare da casa, perché comunque lavorando da casa avrei il monitor grande, avrei il mouse, avrei la sedia comoda, cosa che magari nei bar o nei co-working non ho nessuna di queste tre le cose. Tuttavia vi dico un po' come strutturo la settimana, cosa che state anche vedendo in realtà, così che vi è anche più chiaro il motivo per cui preferisco poi andare a lavorare spesso e volentieri fuori casa. Normalmente io registro i video il lunedì, avete visto, poi martedì, mercoledì e giovedì faccio le visite da remoto, quelle online, quindi mi dedico ai pazienti online, e invece venerdì e sabato faccio le visite in studio. Io faccio sempre le visite nel pomeriggio, tranne al sabato in cui le faccio al mattino, mentre al mattino mi dedico per lo più della parte burocratica, di stilare i piani alimentari, mandare i piani alimentari, parlare con i pazienti, eccetera. Sapendo già che il martedì, il mercoledì e il giovedì appunto passerò tutto il pomeriggio a casa davanti al computer, diciamo che passarci anche la mattina non mi entusiasma, né da un punto di vista psicologico, perché comunque si tratta di passare poi tutta la giornata davanti al computer, né dal punto di vista fisico, perché poi nei giorni in cui faccio tutto da casa praticamente guardo l'orologio e ho fatto 1000, massimo 2000 passi. E va a finire che di base faccio l'allenamento al mattino, perché lo faccio sempre, e poi sto tutto il giorno immobile, tutto il giorno sedentario. Questa cosa non mi aiuta nemmeno ad essere tanto produttivo, perché poi divento un po'
alienante come lavoro, nel senso che si tratta poi di passare veramente tanto tempo davanti al computer, tanto tempo da soli, chiusi in casa nella stessa stanza, e appunto rischio poi un attimino di non divertirmi, di annoiarmi, di procrastinare. Procrastinazione che è proprio l'elemento da evitare, perché poi in realtà noi freelancer abbiamo il grosso vantaggio di non avere un capo, però questa cosa può tramutarsi in realtà anche in uno svantaggio, perché non avendo nessuno da rendicontare, poi si rischia che magari se non si lavora in ottime condizioni, quindi se magari si comincia a percepire la fatica, ad essere stanchi, ad essere annoiati, si inizia diciamo a procrastinare, appunto questo non è assolutamente il massimo per essere produttivi. Quindi normalmente tutti questi spostamenti che faccio durante la settimana, in cui vado appunto in caffetterie oppure in spazi co-working, li faccio o in macchina oppure in metropolitana, mentre questa settimana li sto facendo con queste bike qui. Allora, questa qui è la Engui P275 Pro. Si tratta di una bike a pedale assistita e mi è stata mandata per testare la durata della batteria. Mi hanno infatti sfidato a scaricare tutta la batteria in una settimana con il primo livello di assistenza, quello eco, che vi assicuro comunque aiuta già tantissimo a percorrere tanti chilometri. Io mi sa che la sfida la perdo, perché non riuscirò mai a scaricarla in una sola settimana. Considerate che ho già percorso in 3 giorni, questo è il terzo giorno che ce l'ho, circa 50 chilometri, e sono ancora al 94% di batteria. Comunque questa bici, devo dire, mi sta piacendo veramente veramente tanto. Praticamente ha 5 livelli di assistenza, che vanno dalla modalità eco, che è quella che sto utilizzando per la maggior parte del tempo, poi c'è la modalità trip, che è un livello 2, la modalità sport, sport plus, e la modalità boost. Quindi sono 5 livelli di assistenza, da quello che aiuta di meno, che è la modalità appunto eco, a quello che aiuta di più, che è appunto la modalità boost. Diciamo che appunto più alto il livello di assistenza e meno fatica farete quando pedalate, più siete pigri e più vi potete fare assistere. La velocità massima comunque rimane quella di 25 km/h, che è il massimo stabilito dalle normative attualmente in Italia. Devo dirvi che è super super comoda da guidare. Potete ovviamente superare 25 km/h, ma la bici non vi aiuterà più, quindi non vi assisterà più, e poi dovete contare soltanto sulle vostre gambe per poter continuare a mantenere quella velocità. E un fattore che vi voglio segnalare rispetto alla mia bici che utilizzavo normalmente è che si sente proprio una sensazione di sicurezza quando la si guida. È dotata infatti di un doppio freno a disco, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, ed ha proprio quel senso di solidità, di stabilità mentre la si guida. Qual è il vantaggio di avere un e-bike rispetto ad avere una bicicletta normale? Sicuramente il vantaggio sta nella minore fatica che farete quando siete alla guida. Adesso provo ad immaginarmelo nello sport. Nello sport, devo dire, non è per forza una cosa negativa, nel senso che magari se si fa un percorso che è un po' più impegnativo, comunque si può decidere di fare meno fatica per completarlo con maggiore leggerezza, oppure comunque riuscire a completarlo mentre non si ha magari il livello di attività fisica, il livello di capacità aerobica, il livello di forza delle gambe che ci permetterebbe di completare appunto quel percorso lì. Adesso non sono un ciclista, quindi non entro nel dettaglio dell'utilizzo di una bicicletta elettrica nell'ambito sportivo, però nella quotidianità in realtà risulta essere un grosso vantaggio avere un e-bike rispetto ad una bicicletta normale, perché non è che ogni volta che vado al lavoro, e ho utilizzato tanto anche la bicicletta normale per andare al lavoro, io voglio allenarmi, anzi in realtà preferisco non fare tanta fatica e soprattutto non sudare, così da non arrivare al lavoro tutto sudato, specialmente in estate, che diciamo non è una cosa molto gradevole. Quindi il requisito essenziale, diciamo, di un mezzo di trasporto che mi porta al lavoro sta nella sua comodità, e questa, vi assicuro, è decisamente molto comoda. Per di più, un mezzo di trasporto del genere può sembrare un paradosso, ma ci aiuta a fare più attività fisica. Perché, vi direte voi? Perché in realtà con la mia bici normale io facevo delle distanze, percorrevo delle distanze di 3-5 km, già 7 km cominciavo a tentennare e dire forse è meglio che utilizzo la macchina, o forse è meglio che prendo la metro. Diciamo che con queste e-bike mi sento di avere più tolleranza nel percorrere delle distanze maggiori, e quindi molto probabilmente questo mi permette di utilizzarla più spesso. Comunque, se volete conoscere ulteriori dettagli relativamente a questo modello, la P275 Pro, che tra l'altro è appena uscita, oppure altri modelli comunque proposti da Engui, vi lascio il link qui sotto in descrizione, andateci a dare un occhio. Io vi aggiornerò ancora in questo vlog man mano che scarico la batteria. Non avrei mai pensato di dirlo, ma spero che si scarichi presto. Adesso vado ufficialmente al lavoro. Quindi sono andato in coworking, dove ho ripreso a lavorare alle diete e ho bevuto un infuso ai frutti rossi. Forse ho trovato finalmente l'infuso che mi piace. Ho coronato il mio sogno di diventare un tipo da infusi e tisane. Lavorato per circa 3 orette, poi ho fatto pausa pranzo a casa velocissima con un'insalata con la mozzarella proteica accompagnata da del buonissimo pane di segale. Poi ho iniziato a lavorare. Intanto ho già fatto la prima visita online oggi, adesso sono in macchina, quindi ho fallito la challenge, ma solamente perché non posso utilizzare la bicicletta in quanto devo
devo proprio portare la macchina dal meccanico, quindi fisicamente devo portarla lì e la sto utilizzando. Lo faccio perché ho un'ora buca, dopodiché riprendo le visite fino a stasera alle 8:30. Quindi ho portato la mia macchina in officina, appunto, poi ho ripreso a lavorare fino alla sera. Alla fine di tutte le visite online ho preparato una frittata al forno con uova e seitan, una delle mie frittate preferite. Frittata comunque tra mille virgolette, non avendo l'olio ed essendo fatta al forno. Comunque ho fatto una doppia porzione a scopo meal prepping per aiutarmi nel weekend dove ho sempre meno tempo. Che dire, giovedì inizia sempre alle 6 in punto con un ottimo allenamento, tra l'altro al 75% e non al 50% come avevo detto, sotto l'indicazione del mio coach. Colazione con l'overnight porridge, che è stata una vera scoperta nel full week of eating dove ho seguito la dieta vegana. Vi assicuro, buonissimo, sembra praticamente un gelato alla vaniglia. Dopodiché, strategicamente, prima di partire da casa per andare al lavoro, ho preparato il pranzo, ovvero una zuppa di lenticchie e carote che ho lasciato andare mentre facevo la doccia. Poi ho raggiunto la mia amica Marzia in centro per un cappuccino e io mi sono fermato a lavorare lì, sempre ai piani alimentari. Prima di tornare a casa mi sono fermato al supermercato per fare la spesa e poi finalmente pausa pranzo. Descrivimi un pochettino come va adesso settimanalmente la tabella di allenamento. Visita online con i pazienti dalle 14:30 alle 19:30 e non mi ricordo di aver avuto dei buchi in mezzo. E poi cena con salmone e zucchine in friggitrice ad aria. Giusto per chiarezza, se vedete dei pasti che non sono bilanciati, non è così in realtà, li bilancio tutti. Non vi sto facendo vedere al 100% quello che mangio. Magari se vedete che mancano i carboidrati, in realtà i carboidrati derivavano dal pane, dal riso, dalla pasta o da qualcosa di non molto elaborato e quindi non stavo lì a farvi vedere. Soprattutto mi sembra di non starvi facendo vedere le merende, ma vi dico che ci sono. In genere prendo sempre lo yogurt, lo schirro, i dessert proteici con della frutta secca e dei carboidrati come delle fette biscottate oppure dell'avena. Io penso che ormai sia scontato dirvi che venerdì è iniziato con un allenamento e una colazione post workout. Oggi il meteo non è dalla nostra e mi sa che continuerà così per tutto quanto il fine settimana. Vorrà dire che oggi non pedaliamo, ci muoviamo un po' a piedi, un po' in metro, anche se in realtà mi sa che c'è sciopero. Comunque vediamo un po' il lato positivo. Oggi mattina dovrò lavorare da casa perché devo ultimare le diete, devo finire le ultime diete e dopodiché devo registrare i contenuti brevi, quelli che su Instagram vedete come reel, oppure su YouTube come shorts, insomma proprio quelli lì. Adesso, prima di iniziare a lavorare, sto andando in ferramenta perché devo comprare del nastro adesivo che mi serve per lo studio per prendere alcune misure antropometriche e appunto poi pomeriggio dopo pranzo andrò in studio a fare le visite in presenza. Dopo qualche ora di lavoro, venerdì in realtà lavoro è stato molto leggero, ho fatto pausa pranzo con pasta con sugo di pomodoro e tonno al naturale. Dopodiché sono andato al lavoro, stavolta in metropolitana a causa, come vi dicevo, del maltempo, e questo sicuramente non mi ha aiutato a scaricare la batteria dell'e-bike. Ho sistemato il nastro adesivo per le misure e ho visitato i miei cari pazienti, stavolta quelli che vedo di presenza in studio, essendo appunto venerdì. Finito sempre alle 20:30, sono ritornato a casa alle 21 passate e ho mangiato la frittata che avevo preparato al venerdì, stavolta con una piadina per trattarmi bene. Ecco a cosa serve la frittata che faccio doppia al mercoledì, perché il venerdì torno sempre tardi dallo studio e poi ho poco tempo per prepararmi per l'indomani e poi andare in studio l'indomani. Ho assemblato appunto qualcosa per il pranzo del giorno dopo e sono andato direttamente a dormire in vista della sveglia che suonava abbastanza presto anche al sabato. Sabato sveglio un po' più tardi, poco prima delle 7, e ho fatto colazione con l'overnight porridge. Andato di nuovo al lavoro con i mezzi a causa della pioggia, primo appuntamento alle ore 9, un'ora dopo rispetto al mio solito. In genere al sabato comincio sempre alle 8. Pausa pranzo con quello che avete visto che ho preparato il giorno prima, mentre per cena ho incontrato il mio amico Nicolo Caraffa, che avete visto sicuramente qualche altra volta qui sul canale. Siamo andati a mangiare il sushi vicino al mio studio, quindi praticamente sono uscito di casa al mattino, sono tornato alla sera dopo cena. Al ritorno sempre con l'ombrello perché, ahimè, continua a piovere. Domenica, che invece inizia nel relax, ho fatto i miei pancake proteici domenicali e ho realizzato uno shorts mentre li preparavo. Ne ho preparate due porzioni perché una poi la mangerò nella settimana successiva. Sto andando a fare la spesa e sono in auto, primo perché ancora non sta piovendo, però il tempo è ancora un po' incerto. Secondo perché la domenica in genere è il giorno in cui faccio la mia spesa settimanale, quindi la mia spesa più grande. Mi avete visto fare la spesa anche in settimana, infatti in genere vado due volte, la seconda volta il mercoledì mattina, il giovedì mattina, giusto per reintegrare le cose che ho finito in settimana se ho fatto male i calcoli, però non sempre ho bisogno di andare anche in settimana. Invece la domenica oppure il sabato dopo lo studio, se la domenica ho qualcosa in programma di importante che non mi permette di fare la spesa, vado appunto a fare la spesa più grande, vado in auto e compro tutto il necessario per la settimana. Quindi sono stato a fare la spesa. Vediamo
vediamo un attimo cosa ho comprato. È più o meno quello che mi avete visto mangiare effettivamente questa settimana. L'ho semplicemente ricomprato per la prossima. Prima cosa messa in altro proprio per romperla, delle uova. Poi ho preso della rucola, del seitan, delle lenticchie che mangerò anche prossima settimana, zucchine come verdure. Mi avete visto mangiare poi le carote, i pomodorini, ma ne ho altri in realtà in frigo, quindi non li ho ricomprati. Dei budini proteici per la merenda, dello skyr. Mi avete visto fare merenda in realtà tutta quanta la settimana perché non l'ho messo, diciamo, nel vlog, però ho mangiato spesso appunto lo yogurt greco. Questa settimana invece sono andato di skyr, due volte il budino proteico, e una volta invece ho preso le barrette il venerdì, cioè ieri quando ero in studio, no, ieri l'altro, oggi è domenica, quindi l'altro ieri ho mangiato la barretta perché ero in studio. A volte mi porto anche lo yogurt greco nella tazza termica, non è un problema, non è difficoltoso. Poi ho preso la passata di pomodoro, del latte per la colazione, latte di vacca parzialmente scremato, dei ceci che non avete visto consumare ma che utilizzerò molto probabilmente per fare l'hummus, trovate la ricetta sul mio Instagram, fiocchi di latte come fonte di formaggio magro che consumerò questa settimana, dei gamberi già sgusciati, purtroppo surgelati, perdonami mamma, che mi vedrete utilizzare più tardi per il pranzo domenicale, e infine del pane di segale che vi vedete utilizzare abbastanza spesso, diciamo che è il mio tipo di pane preferito. Quindi non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere. Adesso, visto che sono un po' più riposato perché l'allenamento di questa settimana è stato più semplice rispetto a quello delle scorse, poi nemmeno tanto perché alla fine giovedì ho fatto il 75%, che capirai, di 2 ore comunque sono un'ora e tre quarti più o meno, venerdì ho fatto il 50%, ma comunque sono, diciamo, più riposato, anche perché non pedalo da 2 giorni perché ha piovuto. Oggi non sta piovendo molto, direi di andare ad utilizzare la bicicletta, appunto sono circa le 10:30, penso che proverò ad utilizzarla a scopo sportivo e quindi farò del cardio della domenica. In settimana ho percorso 82,5 km, siamo all'84% di batteria. L'obiettivo oggi sarà quello di andare sul Naviglio Martesana direzione fuori Milano, quindi vediamo per quanto tempo riuscirò a percorrerlo e soprattutto per che distanza riuscirò a percorrerlo, poi tornare indietro direzione Milano e arrivare fino a piazza Gaiolenti, zona Garibaldi, per poi tornare indietro a casa. L'ultima volta che ho fatto questo percorso l'ho fatto per una 30 km con la bicicletta manuale e diciamo non è stato nemmeno troppo faticoso, comunque cercherò di non mantenere un ritmo troppo elevato, magari con l'e-bike riuscirò a fare qualcosina in più, ipoteticamente non ne sono sicuro, ma ambisco a farne una 50. Non amo troppo l'allenamento cardiovascolare, tuttavia quella domenica ero particolarmente preso bene, ho pedalato e ancora pedalato e forse mi sono fatto prendere un po' troppo la mano. Che devo arrendermi con Engui. Mi sa che hanno vinto loro. Non è possibile scaricare questi bike. Allora, informazioni di servizio: ho praticamente superato Gessate, che è praticamente il posto più lontano della M2 della metropolitana verde, che è lontanissimo di base. Quindi sono stupito di aver fatto tutti questi chilometri in bici. Vabbè, c'ho l'aiuto. E nulla, ho visto che praticamente è Cassano d'Adda, che dovrebbe essere dove finisce la Martesana, dove finisce il fiume. Non è poi così tanto distante, quindi mi sa che lo percorrerò, lo farò tutto. Quindi ho deciso di proseguire per provare a percorrere tutto il Naviglio Martesana. Non avevo controllato Google Maps perché utilizzavo il cellulare per fare le riprese, quindi non sapevo ancora quanto mi mancasse realmente. Diciamo che stavo facendo un po' alla vecchia maniera. E le sorprese non sono mancate. Oh cavolo, mi sa che mi sono tipo sbagliato, ma Cassano d'Adda non è la fine del Naviglio, ma è Trezzo sull'Adda la fine del Naviglio. Quindi ci mancano ancora 3, 2, 3, 4 chilometri. Per finire il Naviglio. Ma non mi sono per niente lasciato abbattere, anzi. So che potrei pentirmene amaramente al ritorno, però magari poi sacrifico l'ultima parte, cioè poi torno semplicemente a casa e non vado al centro di Milano in bici. Obiettivo ormai completare il Naviglio Martesana. Trezzo sull'Adda, sto arrivando. E da lì le cose non sono state semplici, anzi, la pista ha smesso di essere asfaltata ed era piena di pozze d'acqua. Sono arrivato in un punto fantastico del percorso. Qui c'è il Naviglio Martesana che continua e che mi riporterà a casa fino a Milano. Mentre qui non so se si intravede, ma quello lì è il fiume Adda, quindi praticamente siamo in mezzo a due fiumi, uno piccolo e uno decisamente più grande. Ero particolarmente stupito del bel paesaggio e mi sentivo particolarmente vicino al traguardo, anche perché vedevo entrambi i fiumi, da una parte il Naviglio Martesana, dall'altra questo fiume Adda. Aspettavo soltanto che si incontrassero così da finire la passeggiata sul Naviglio Martesano. Il problema è che cominciavo a sentire la fatica. Il tempo passava e sapevo che ogni chilometro che facevo in più all'andata avrei dovuto farlo poi anche a ritorno.
ritorno. E quindi mi arrendo e mi fermo qui. Mi sono fatto prendere tantissimo la mano, sono già pentito, le gambe quasi a pezzi. Ho percorso alla fine 31 chilometri, in realtà sono 30,72, non so se si legge, e sono passate quasi 2 ore, siamo solamente all'andata. Io mi ritengo soddisfatto. Qui abbiamo ancora il Naviglio Martesana che continua chissà per quanto. Qui abbiamo il fiume Adda e nulla, qui si sono incontrati, lì si incontrano, poi si separano di nuovo, quindi io mi arrendo. Ho chiesto indicazione ad una signora, mi ha detto ma ancora ne hai per una 30 chilometri, e quindi ho detto che poso la bici qui e vi faccio venire a prendere. No, scherzo, adesso ritorniamo a casa, anche perché alle 15 in realtà, ed è già ora di pranzo inoltrata, ma io alle 15 avrei un appuntamento con una mia amica per andare al capodanno cinese di Chinatown. Mi sa che farò sicuramente ritardo, però speriamo di farne il meno possibile. Torniamo a casa. Quindi gambe in spalla, anzi in bici, io ho ricominciato a pedalare nuovamente in direzione casa. Normalmente si dice che il tratto di ritorno è sempre più breve, ma per me in realtà è stato infinito. L'uscita infatti è stata più lunga del previsto e io non sono allenato ad uscire in bicicletta, quindi ho fatto il ritorno con le gambe letteralmente a pezzi, che praticamente non spingevano più. Lo sapevo che fosse una cazzata. Sicuramente lo è stata, ma ne è valsa la pena, perché mi sono divertito veramente tanto e ho visto diversi paesaggi stupendi. Sono state quasi 4 ore letteralmente meditative, mi sono servite veramente tanto e credo che avrei bisogno di prendermele più spesso. Missione compiuta, 3 ore e 40, distanza totale percorsa 61 km e 38, anche qui chilometri totali 146 fatti. Adesso non ricordo quanto erano, prima dovevano essere sull'80, e siamo ancora al 54% di batteria. Io davvero non so più cosa fare per scaricarla. Comunque sono pentitissimo della scelta che ho fatto, non sento praticamente più le gambe, peggio adesso rispetto a quando pedalavo. Non vedo l'ora di andare a casa, fare una doccia, pranzare, poi vorrei in realtà andare a letto, ma non darò buco alla mia amica, quindi andremo al capodanno cinese. Mamma mia ragazzi, allenamento finito, è stato veramente veramente estenuante, durato praticamente 3 ore e 40. Tra l'altro sono tutto fradicio perché sono entrato più volte in delle pozze d'acqua quando ero più vicino all'Adda, e poi fare tutto quanto il ritorno mi ha fatto congelare praticamente i piedi e le gambe. Comunque devo dire, davvero una bella esperienza. Magari giustamente si può pensare bravo Luca, complimenti, ma ce l'hai fatta soltanto perché avevi le bike e non ci saresti mai riuscito con una bici manuale. Sicuramente è vero, non lo nego, non dico assolutamente il contrario, però sinceramente non ci vedo nemmeno niente di male, perché comunque grazie appunto alle bike, che magari mi ha aiutato un tantino, devo dirvi nemmeno tanto, perché comunque l'ho utilizzata sempre al minimo livello di assistenza, comunque grazie alle bike ho fatto un percorso che è stato più lungo e che mi sono goduto, quindi in realtà io non ci vedo nulla di negativo. Poi magari è ovvio, se fossi un ciclista il mio obiettivo principale fosse fare ciclismo, ovviamente poi non sarebbero dei risultati confrontabili, e quindi se facessi qualcosa del genere lo vorrei fare certamente con una bici manuale. Comunque nessuno può negare che questo sia stato allenante, è durato ben 3 ore e 40, 61 km, non è stato velocissimo, soprattutto perché comunque velocità media mi segna 16,7, in realtà mantenevo sempre una velocità media di 20-25 km/h, più 20 che 25, mi segna 16,7 perché comunque ho fatto diverse pause per registrare. A livello cardiaco mi segna una media di battiti di 134, adesso non so esattamente come si faccia a vedere, ma mentre mi allenavo controllavo la zona cardiaca e mi diceva che ho passato più di 1 ora e mezza in zona 2, quindi è stato anche allenante dal punto di vista cardiovascolare. E in merito alle gambe, a livello di sensazioni io non me le sento proprio più, ho fatto gli ultimi chilometri veramente tirato avanti dalla forza di volontà, quindi anche a livello muscolare ho lavorato tanto tanto tanto. Basta preparare il pranzo che sono già in ritardo. A questo punto pranzo meritatissimo alle ore 15 con pasta, zucchine e gamberetti, e dopodiché di corsa, per modo di dire, perché in realtà le gambe non mi accompagnavano, comunque dritti a Chinatown per il capodanno cinese. Ho incontrato lì la mia amica Simona e abbiamo preso un baozi per merenda. Direi anche questo meritatissimo. Dopodiché ne ho approfittato per comprare alcuni prodotti asiatici in un supermarket di via Paolo Sarpi, così vi porto qualche ricetta nuova sulla pagina Instagram, e poi diretto a casa per la cena. La prima cosa che sono riuscito ad improvvisare, una sorta di spezzatino di tempe con il pane di segale. Settimana che è stata molto impegnativa, devo dire, chiusa con 52 ore di lavoro, che sono leggermente di più rispetto a quello che faccio di solito, per via anche delle riprese che ho fatto appunto per questo video qui. Tantissimo allenamento, un po' di svago e una sfida che posso dire di aver perso. Non sono infatti riuscito a scaricare la P275 Pro di Engui. In realtà non
non l'ho scaricata nemmeno al 50% e di questo un po' me ne vergogno. Ho percorso circa 140 km in una settimana, che secondo me rispetto ai miei standard non sono pochi, e sono comunque curioso di sapere quanti ancora riuscirò a percorrerne prima che la batteria si scarichi. Vi invito infatti a seguirmi su Instagram, perché sarà lì che vi aggiornerò su quanti chilometri ancora riesco a fare con una sola carica di batteria. Intanto vi ricordo che vi lascio il link qui sotto in descrizione per vedere le varie caratteristiche specifiche tecniche dell'Engui P275 Pro. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e vi abbia permesso di conoscermi meglio. Se volete vedere qualcosa di più dettagliato della giornata, vi lascio alla mia morning routine, in cui faccio vedere proprio nello specifico uno zoom sulla mia mattina. Qualora vogliate vedere ancora qualche mia altra settimana tipo, qualche mia giornata tipo, qualche full day of eating, fatemelo sapere qui sotto con un commento. A presto!